Buongiorno a lei. Siamo felici di rivederla. Siamo molto molto felici di rivederla. Se ci dice un pochino le sue impressioni su questa nuova. Le impressioni? Beh, direi che il presidente non è colui che gestisce la squadra, è colui che aiuta finanziariamente, avendo delle persone, venite, dal presidente al vice, all'amministratore delegato, al direttore sportivo a Gallo, allenatore, che hanno la massima stima sia da parte mia che della società, siamo convinti che faremo bene anche quest'anno. Ricordo, la memoria ce l'ho ancora buona, che quando venni alla Spezia non c'era la società, era fallita e per scherzo uno disse andremo in Serie C in 5 anni. Siamo andati in Serie B in 3, perciò penso che dovrebbero essere tutti contenti, no? Sia i giornalisti, sia i tifosi, sia la città, e pensiamo di fare meglio. Forse, secondo il mio modesto punto di vista, si è esagerato, ma per vendere i giornali bisogna scrivere delle cretinate, se no la gente non le prende. E allora, non lo scrivete. No, no, scrivetelo, io lo penso. L'ho detto alla stampa, è proprio perfetto. No, 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 è vero. Volpi non compra e non vende niente. Volpi è a lavorare in Africa 20 ore al giorno e ci sono degli esperti che si chiamano Andrisi, che si chiamano Pisoli, che si chiamano Micheli, e naturalmente l'allenatore, che comprano e vendono. Se dovessi comprare e vendere io, loro vanno a lavorare al mio posto in Africa, mi sembra un po' ridicolo, eh? Come concetto. Non lei, qualcuno l'ha detto, vabbè. Penso che la capisca. Che vendeva la società o che vendeva i giocatori, non ho capito. Io non vendo, non compro niente. Io ho delegato delle persone, delle professionisti che gestiscono. Abbiamo anche l'Orieca, abbiamo anche Abuja, abbiamo anche la Prolecco, e se dovessi fare tutto io sono bravo nella logistica. A pallanuoto un po' di più perché ho giocato, a calcio non ci capisco niente, delego persone competenti e brave. Presidente, una piccola domanda, svegliamo un po' dell'entusiasmo nei suoi occhi, è così? Io sono sempre entusiasta per qualunque cosa. Evidentemente non penso ci siano tanti presidenti in Europa che hanno investito nelle divisioni in cui siamo, il Ferdeghini e ciò che abbiamo fatto a Rijeka. A Rijeka abbiamo vinto una società che stava fallendo, siamo in Coppa Europa, che hanno pareggiato due giorni fa col Salisburgo. Se glielo dicevo 5 anni fa, gli dicevo un caramatto. Malgrado questo non so nemmeno cosa fare. C'è una persona, gestisce lui e va tutto questo. E qui penso che, non so esattamente, ma lo Spezia quanti anni è stato fino in Serie B? Prima che venisse lei? No, nella storia c'è stato 19 anni. Sì, no, ma dico di seguito 2 anni. Ah no, di fila. 2 anni. Vabbè, se bisogna risalire i primi prima della metà. Ma sa, il calcio è cambiato notevolmente, cioè vincere il campionato con i pompieri durante la guerra, con tutto il rispetto, è una cosa bellissima. Penso che sia molto più difficile andare in Serie A oggi, non vincere il campionato. Con tutto ciò, da parte nostra non è assolutamente vero che abbiamo ridotto le spese, abbiamo aggiustato il sistema di pagare i giocatori, perché se un giocatore che vince con la SPAL, non so nemmeno il nome, prende un terzo di quello che piglia il nostro, c'è qualcosa che non guarda. Perciò non è vero, i soldi servono a dei professionisti, senza criticare chi l'ha fatto sino ad oggi, per essere spesi bene, non per buttarli via. Perciò non è che abbiamo un budget ridotto, abbiamo capito che stavamo spendendo troppo stupidamente e grazie a chi gestisce i soldi oggi li spendiamo giusto, chiaro? Tutto lì. Cioè, tutte chiacchiere, ma lo so perché scrivete, senza offendere, se non scrivete
Io dovrebbe Volpi compra, Volpi vende. Mai scritto. No. Mai scritto. Allora non mi sono spiegato bene. A chi l'ha scritto la capirà. Ma non ho niente contro i giornali. Io sono venuto a Spezia. Ci troviamo bene e voglio che sia i tifosi che i giornalisti, che la città, non che sia riconoscente, che sia in grado di capire cosa stiamo facendo. I tifosi devono essere, col vostro aiuto, indirizzati in maniera giusta, a dire la verità. Tutto lì. Ma ripeto, non è una critica, è una constatazione. Non so chi spende più dello Spezia in Serie B. Penso solo ai Frosinone, che sta nel parco. Frosinone, cioè, ma chi ha speso più dello Spezia negli ultimi 10 anni? Nessuno. Allora, abbiamo speso più di tutti. Purtroppo, se c'è da fare una critica, è a qualcuno che li ha spesi male. Ma non è una critica, è una constatazione. Intanto sono andati i soldi, non li portano più indietro. Vediamo i nuovi dirigenti, dal presidente all'amministratore, al direttore sportivo, all'allenatore, i risultati che daranno. È evidente che se ci fosse un giocatore indispensabile, forse abbiamo più soldi di tanti altri presidenti per accontentare loro. Non lo so perché non conosco gli altri. Se ci fosse un giocatore indispensabile, devono chiamarmi, vengo domani e lo compriamo. Però deve essere deciso da loro, che non è vero che un giocatore indispensabile fa vincere un campionato, deve essere uno studio, o se no, per farvi capire bene, nella pallanuoto io vado all'Olimpiade, vedo i 2 migliori, li compriamo, abbiamo vinto. Nel calcio prendo i 2 migliori e arriviamo terzo ultimo. Perché? L'ambiente, lo spogliatoio, l'allenatore, il gioco. Presidente, lei una volta non si accontenta mai, lei vuole vincere sempre anche dalla casa. Sì, ma dato che dico andiamo tutti gli altri, dicevo andiamo in Serie A, quest'anno non lo dico perché ho portato sfiga. Okay, no, voglio sempre vincere, voglio anche a carta. Non la voglio sapere questa cosa qua, però dico nel lungo periodo il sogno della Serie A c'è sempre. Certo. Se uno che vuol vincere anche a scopa, quando si scherza e si ride, puoi immaginare se non mi interessa andare in Serie A. E ci siamo riusciti con la Croazia. Evidentemente un altro ambiente, ripeto, non è una critica, perché quando uno lavora e ci mette tutta la volontà, la serietà, forse qualcuno ha sbagliato in alcune cose, ma non grossi problemi. Diamo adesso fiducia all'attuale dirigenza e alla squadra, che secondo me non ha niente da invidiare a quella dell'anno scorso, e ripeto, se ci fosse bisogno di qualunque giocatore che loro decidono, siamo disposti a fare qualunque sacrificio. Più di questo non so cosa devo dire. Qualunque sacrificio è una parola grossa. Qualunque, perché poi la prendo in parola. Ha dimostrato a gennaio comprando il Giannetti. È stata la più grossa stupidata forse. Senza offendere Giannetti, non scrive. Me l'hanno detto loro. Ma la vedremo più spesso al picco. Ecco al picco. Ma io, attenzione, voi in calcio io lavoro nel petrolio. E purtroppo un momento molto difficile e ho avuto anche altri problemi che voi avete visto sui giornali, che naturalmente non mi hanno fatto molto piacere. Anche perché non è vero, con tutto ciò, se avrò tempo verrò volentieri. Ho notato che è più facile, vivendo di più all'estero, vederlo in televisione, perché venire qui ci vuole 6 ore di aereo. Io le vedo tutte le partite, tutte le sere parlo con chi per capire quello che succede. No, ma diciamo questo perché chiaramente i tifosi, cioè quello che le vogliamo dire è che le vogliono un grandissimo bene, lo sa questa cosa. Non gli ho fatto niente di male. No, anzi, per quello che mi fa piacere anche tanta gente. Voglio bene anch'io. E tanto è vero che ricominciamo un'annata con la massima speranza e la massima dedizione per fare meglio. Non è che ci ritiriamo.
deve essere di insegnamento la SPAL, col Carpi, squadra, ma anche il Trapani, no? Che ha avuto dei risultati eccezionali con dei mezzi di... Trapani lasciamo perdere, no, allora... Crotone. Crotone. No. Beh, Crotone. Beh, no, d'accordo, ma no, quando... Ah, l'anno prima. Sì, certo. Cioè, secondo me è molto più bravo colui che ha i soldi e li spende bene, certo, ottenendo il massimo dei risultati, uno che ne spende tanti per non ottenere il massimo da ciò che poteva esprimere con i soldi che aveva. Assolutamente. È chiaro? Assolutamente. Lo liberiamo, oh, signori? Bene? Molto gentile. Bene, grazie a voi. Arrivederci.